Facciamo... Buongiorno a tutti, buongiorno, siamo anche su Facebook e siamo insieme a Deborah Michelin Salomone e riprendiamo anche la diretta radiofonica in un secondo. Benissimo, siamo, come vi avevamo anticipato prima, insieme a Deborah Michelin Salomone. Buongiorno Deborah. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ciao. Allora, ci avete gentilmente ospitato nello stand della Claudiana, noi ne siamo davvero felici e contenti. E abbiamo già fatto un casino praticamente, sì. Abbiamo fatto disordine. No, è bello, c'è movimento. C'è un po' di movimento, ce ne sarà sempre di più nell'arco. Adesso aspetta, che questo è il primo giorno, questo poi inizio. Ci si allarga. Adesso si inizia soft, ma poi insomma, c'è, ma anche con i vostri autori, insomma, avremo ospiti che arriveranno anche proprio per presentare i propri libri pubblicati, certo, tramite la Claudiana. Quanti saloni del libro ti sei fatta già in questi anni di lavoro? Questo è il terzo. Ah, pensavo di più. Invece è ancora, ancora, ancora bella, sorridente. Sì, entusiasta. Fresca. Io parto sempre così, poi a lunedì facciamo un altro, un post. Faremo un'altra diretta Facebook lunedì e vedremo la differenza del viso, l'accosteremo e vedremo la differenza. Allora, intanto cosa ci puoi raccontare? Magari la scelta editoriale che portate al Salone del Libro, quali criteri e quale pubblico secondo voi si avvicina allo stand della Claudiana? Sì, allora intanto quest'anno abbiamo cambiato un po' perché lo stand è più grande rispetto a quello degli anni scorsi. Abbiamo la novità. E per questa occasione, visto che sono i 500 anni della riforma, abbiamo deciso di fare una parete con che ovviamente sul bancone, quello rivolto ai corridoi, la scelta lì è stata un po' diversa perché e quindi insomma una doppia scelta con la possibilità per le persone di entrare, di sedersi a un tavolino, prendere un caffè, leggere Riforma l'eco delle valli, guardare i libri, sentire Radio Eco, insomma quest'anno è un'offerta ricchissima. È vero, ma dicevamo anche soprattutto farsi selfie con Lutero, perché questo poi sta attirando tantissimo. Quello a tutte le fiere, quello che succede è che ci vengono scritte male. Adesso è iniziato così. Questa è una dimensione quasi uomo ormai. Sì, perché lo mettiamo anche sul piedistallo, facciamoci tutta insomma una coreografia non da poco dietro. Siamo partiti col Playmobil alto una decina di centimetri, c'è che c'è comunque. C'è il Playmobil e adesso sempre. Siamo arrivati al Playmobilone grosso con cui appunto farsi le foto e i selfie. Sì, esatto, qui ovviamente dalla rete non si può vedere, dalla diretta Facebook mi sa neanche, però delle foto sicuramente stanno circolando sulle pagine Facebook, Radio Bequit, eccetera, eccetera. Allora, molta gente che passa, è il primo giorno, vabbè, ok, ma per come l'avete disposto, ci dicevi prima, i libri, c'è qualcosa su cui noti che la gente si sofferma in particolar modo? Sì, allora, intanto moltissimi sono quelli che ci chiedono perché abbiamo anche libri Paideia, perché ovviamente essendo questo il primo anno, a tutte le fiere che abbiamo fatto fino ad ora, questa è una cosa che salta subito all'occhio ovviamente, perché vedi un doppio editore. E questo fa piacere perché è un'occasione per spiegare che cosa è successo in Claudiana e per far conoscere un po' di più anche i libri Paideia. Ci sono dei titoli che sono quelli ad esempio come Il Vangelo secondo Piccolo Principe, secondo Star Wars, che riescono a attirare l'attenzione anche di un pubblico che magari non è quello strettamente interno alle nostre chiese oppure di persone che si intendono, si interessano di teologia. Ed è un ottimo modo per invece far avvicinare la gente. Guarda, posso anche farli vedere, visto che siamo su Facebook? Sì, è vero, puoi andarli a prendere. Chi ci sta seguendo su Facebook li potrà vedere. Li può vedere. Avete anche un ampio catalogo per bambini, ad esempio. Poi abbiamo i libri per bambini, che quelli anche vanno sempre bene, sono sempre interessanti. E soprattutto aiutano molto i genitori che arrivano e ci dicono ma mio figlio mi fa delle domande su Dio, su che cos'è. Quindi capita anche di essere veicolo di comunque informazione non va bene, ma comunicazione evangelica in qualche modo. Sì, perché c'è appunto questa necessità anche... La famosa pop theology. Ecco, allora esatto. Abbiamo Il Vangelo secondo Star Wars, Il Vangelo secondo Il Piccolo Principe e Il Vangelo secondo Harry Potter. Ne è mancato qualcuno? C'è Il Vangelo secondo Leonard Cohen, certo. E non c'era anche Stephen King? Stephen King, okay. C'è Tolkien,
I Beatles. È vero, è giusto. Non vorrei dimenticarne qualcuno perché poi dopo direi mi riprendono, però ci sì, siamo. Sì. Vabbè, non è che possiamo star qua. Venite a vedere. Dicevamo, Susanna, mentre eri andata a reperire i libri, sì, che il libro, soprattutto il libro per bambini, offre l'occasione anche per poi andare un po' sul teologico, no? Quindi rispondere, sì, a delle domande. E quindi insomma c'è questa ambivalenza che chi sta allo stand della Claudiana deve comunque saper gestire. Sì, sì, ci sono diciamo necessità diverse, perché alcuni che passano allo stand conoscono Claudiana, conoscono il mondo protestante, sanno che quest'anno è un anno particolare perché c'è questa ricorrenza importante della riforma. Altri invece arrivano semplicemente perché sono curiosi, vedono un libro, magari ti chiedono chi è, cos'è la Claudiana, cosa fate, cosa pubblicate. E allora in quel momento sì, è una grande occasione per parlare di sé, per parlare della Chiesa Protestanti e per spiegare cosa sono le nostre pubblicazioni. Mm. Ci sono anche qui altre case editrici che si occupano in particolar modo di teologia, insomma di religioni, eccetera. Avete già dato uno sguardo, vi siete messi in contatto? C'è l'occasione, ecco, durante la fiera di fare questo tipo di relazioni? Sì, si crea una rete, si è creata in passato? Allora, durante la fiera sì, c'è modo di parlare con gli altri editori, di confrontarsi, di capire un po' dove si sta andando. Quest'anno, devo dire la verità, non ho ancora fatto particolari public relations, iniziato. Però anche per questo ci aggiorniamo lunedì. No, è un bel momento di incontro anche per gli editori, oltre che col pubblico, sicuramente. Ti farei ancora una domanda, sì, o avevi ancora questo tema? Ancora. Beh, la domanda che stiamo facendo un po' a tutti i nostri ospiti, se tu dovessi darci un titolo a te caro, di un libro a te caro, quale potrebbe essere? Ecco, allora, ovviamente tutti quelli della Claudiana, su questo non c'è dubbio, tutta ma la uno Claudiana in particolare. Allora, io vado a periodi, in questo periodo sono nella mia fase Michel Bussy, quindi ho letto Ninfe Nere, adesso sto leggendo tutti i suoi libri, ho passato alla fase Marcella Serrano, insomma alterno un po', però adesso ti dico che vado sul noir e su Bussy. Bene, io ti ringrazio, so che appunto avete il vostro lavoro da fare, e avremo modo di risentirci, noi siamo qui anche voi e quindi insomma da qui a lunedì sarà occasione di poter chiacchierare con voi. Grazie Deborah. Certo, grazie a voi. Mille. Grazie. Allora, noi possiamo fermarci con la radio e mandare della musica, quindi con gli ascoltatori che ci stanno ascoltando dal Salone del Libro, a fra poco. Ciao.